Nella riorganizzazione dei posti auto in centro, meno stalli per le persone con disabilità. La denuncia di Massimo Prospero Cocco, coordinatore delle associazioni. A causa dei lavori, i parcheggi per le persone con disabilità, infatti munite di apposito talloncino, sono sempre meno. Prospero Cocco ha già scritto all'assessore alla mobilità Paola Giuliani, sempre sensibile e collaborativa, quindi ci si attende una soluzione a breve. Di fatto però i parcheggi mancano e spesso sono occupati da chi non ne ha il diritto. Alla Fontana Luminosa, ad esempio, dopo la riorganizzazione, i tre stalli sono stati spostati al centro della piazza. Al loro posto ci sono gli stalli per i taxi, ma prima ci si muoveva in maggiore sicurezza. Una riorganizzazione che cambierà la circolazione in piazza perché entro luglio riaprirà pure Viale Ovidio e inevitabilmente ci saranno dei cambiamenti. Ma le persone con disabilità hanno diritto di parcheggiare e muoversi in assoluta sicurezza, in una zona dove il traffico è sempre importante. Per Prospero Cocco è necessario che il Comune riveda alcune scelte per dare la stessa dignità a tutte le persone che sono costrette a muoversi in carrozzina. Con i lavori in corso in centro si sono persi diversi stalli per persone con disabilità. Penso a Piazza Duomo, penso di fronte alla Prefettura, penso a Piazza Palazzo e altri che purtroppo non ci sono più, circa 6-7 posti fondamentali per parcheggiare in centro le persone con disabilità. Ed è una cosa grave, per cui vanno ristabiliti al più presto possibile. E poi invece alla Fontana Luminosa, dove erano tre posti per persone con disabilità sotto una zona molto sicura in cui c'erano spazi di manovra per scendere e montare dall'auto anche in sicurezza, sono stati spostati nel centro della piazza in cui transitano le macchine intorno, mettendo in forte pericolo le persone che stanno lì intorno. Io per questo chiedo all'amministrazione comunale che reintegri questi parcheggi assenti ora in centro, provveda, e i posti alla Fontana Minosa vengono nuovamente riportati dove erano situati prima.